vorremmo che ogni comune in Sicilia fosse dotato di una struttura sportiva e lavoreremo per realizzare questo sogno. È chiaro che i comuni, le amministrazioni comunali, i sindaci debbono collaborare anche con le autorità scolastiche, perché dobbiamo combattere il pericolo della obesità infantile. I bambini, i nostri ragazzi oggi non hanno una sufficiente educazione alimentare, non sono cresciuti come siamo cresciuti noi, col pane e lo zucchero, o il pane col burro, o il pane fritto con l'uovo, e quindi la cattiva alimentazione, il ricorso frequente a bibite gassose determina una condizione di obesità accentuata dal fatto che i ragazzi non fanno ginnastica, non fanno sufficiente movimento. Tutto questo può essere combattuto se c'è una sinergia fra amministrazione comunale e amministrazione scolastica, con al centro le strutture sportive, che diventano, assieme alle famiglie e alla scuola, il luogo formativo ed educativo di un bambino che diventerà il cittadino del domani.